negli episodi precedenti di Resident Evil Revelation. Cazzo, nessuno può sopravvivere a questo. Allora la storia della resurrezione è vera. La trappola tesa a Jill e Parker era tutto... Merda! È una trappola! Sì, ci metterei la mano sul fuoco. Andremo a cercare Jill e Parker. Raggiungete il Mediterraneo. Dove... Quel bastardo ha preso tutte le mie... Puoi contattare il cugino? No, le comunicazioni sono fuori uso. Merda, siamo bloccati! Jill! Che diavolo sei? Vorrei saperlo anch'io. Sono Franco! Boom, e gli sparo. Ha sparato perché si è sentito una pallottola. Episodio 3, Fantasmi della Veltro. Un anno fa, terra grigia. Complimenti per i capelli. Fa ancora male che ha detto? No, posso ancora combattere. Questo è lo spirito. È tutto finito. Questa città è finita. Probabile. Anzi, sicuro. Tutti quegli schermi sono in blue screen, comunque. Ah, adesso controlliamo lui e c'ha un P90. È un P90, vero? Perché non posso vedere le armi? I suoi sforzi sono encomiabili. Era ora che la gente aprisse gli occhi. Ottimo lavoro. Ci stanno dando una marea di munizioni. Quindi finirà molto, molto male. Jessica, Park, rispondete. Il perimetro è stato violato. Stiamo chiudendo bottega. Preparatevi a tornare a casa. Separatevi e raggiungete l'eliporto sul tetto. È un ordine. Ok. Coprirò il corridoio con Jessica. Ah, Jessica è la tizia che è con Chris. Mi pare. Va bene. Noi abbiamo fatto tipo il cambio. Qui hanno iniziato le procedure di evacuazione. Peter Parker. Pensi che sia la fine? Non lo sarà se eliminiamo tutti quei bastardi. La fai facile. No, dove sta andando? Dove va? Ma perché? Cioè, ci stanno riempiendo di roba. C'è un'altra erba lì sotto che ho visto. La vedo malissimo. Ah, non ho lo scanner perché chiaramente non l'avevano ancora inventato un anno fa. Eccoli che arrivano. Apri il fuoco! Non possiamo farcela da soli. Dobbiamo, se vogliamo andarcene. Finiamo e raccontiamo le cose. Aia! Quanto è veloce. Tanto quella tizia si è messa lì in mezzo, si è fatta menare. Proprio easy. Non riusciremo a fermarli. E quando si saprà saranno cazzi amari. Ehi! Sinonimo di terrorismo. C'è un nemico dietro di me. Ha fatto una capriola. Pugnozzo! Che bello! Dove devo andare? Ah, non devo andare su. Perché sono tornato giù? Ah, devo passare da qua sopra. Non ho altre granate, no? Ne avevo presa una sola. Pugnozzo, pugnozzo, pugnozzo! È morto per cavoli suoi. Devo muovermi perché penso che arriveranno all'infinito e non ho munizioni infinite. C'è niente, c'è niente. Non posso sparargli. Aia! E ti pareva che ce n'era uno dentro. Quanti sono? Chiudi, chiudi! Chiudi! Mamma mia, quanti erano! E sono a corto di munizioni. Mi dispiace averti coinvolta. Non preoccuparti, ti sdebiterai invitandomi a cena. E io ordinerò a Ragost. Va bene. Cosa diavolo? Si è già rotto. Ovvio. E quello era l'ultimo ascensore funzionante.
A dire il vero, non so se me la sento di fare le scale. Ah, quindi dobbiamo andare un altro ascensore perché lei non se la sente di fare le scale. Munizioni! Vai via! 30? Un po' pochi. Se sono lontani posso anche sparargli con la pistola. Ma se si avvicinano e ho la pistola e basta, sono nella merda! Appunto. Yes, ottimo. Posso ritornare a usare la mitragliatrice. Sono comunque a corto di munizioni, ma non come prima. E non so dove sto andando. Proprio... Sto andando in giro a caso. Munizioni per shotgun. Quindi vuol dire che ci deve essere uno shotgun. E una granata. Oh, una granata. Ottimo. Due granate. Non posso uscire di qui. Era tipo uno sgabuzzino sto posto. Oh porca. Eccolo lo shotgun. M3. Che è perfetto per sti cosi perché sono velocissimi. Ballate per me. No, questo è ancora vivo. Aia! Mi sono fatto colpire come un idiota. Ehi! Altre erbe. Un'altra granata, ottimo. Munizioni per pistola. Ottimo, perché anche di queste roba abbastanza corta. Munizioni per fucile. Cioè, per mitragliatore. Vuoto. E munizioni per shotgun. Vuoto. Peccato. Beh, che ne pensi di quel tizio, Brian? Il direttore della BSAA non è il mio tipo. Non è quello che t'ho chiesto. Non dicevo in quel senso. A opporsi al generale Morgan. Niente. Sì, anch'io. What? Credo che far parte della FBC distorca il tuo orizzonte morale. Sì? Parli come lui. Ballate per me! Bello che sono sincronizzato. Ancora vivo? Perché ho usato... Anziché premere quadrato per ricaricare, ho usato... l'erba per ricaricarmi la vita. Vabbè, niente. Le scale... Devo andare su, ma giù non c'è niente, no? Adesso tanto mi assalteranno tipo dalle scale. L'ascensore è al sesto piano, sbrigati! Quarto. Sbrigati, sono io più avanti di te, però. Quinto. Via, 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 via. Sesto piano. Permesso! Libero. Munizioni e una granata, vuol dire che ci stanno per arrivare addosso un po' di nemici. Oddio, posto odioso per combattere. L'ho preso. No! Ha rimbalzato sul soffitto! Vabbè. Ah, era una sessione stealth questa. Non più! Non l'avevo mica vista. Sono a 4, vuol dire che ne posso prendere ancora una. Ricarica anche questo. Ok. Uso lo shotgun perché è chiaramente l'arma più comoda in questa situazione. Siamo in close quarters. Ehi! Grazie a Dio, avevo quasi finito. Qui non c'è niente.
No, dobbiamo andare dall'altra parte. Possiamo passare da qui. Dammi una mano. Ok, arrivo. Per amor del cielo. Ah, non posso uscire da qui. Ero bloccato nell'animazione. Chiudi. Ok. Adesso fa boom boom. Piccoli bastardi conciuti. Spero che questo li fermi. Forza, l'ascensore è poco più avanti. Io non li chiamerei piccoli, però. Sì, certo. Certo, certo. Chissà quanti cazzarola ne arriveranno adesso. Visto che mi stanno riempiendo di munizioni. E c'è anche un'erba. E altre munizioni! Non è possibile. Vabbè, prepariamoci a tipo Last Man Standing qua. Appena chiamo con l'ascensore arriveranno 40.000 nemici. Dannazione, andiamo! Dai! Ci hanno quasi raggiunti! Merda! Sono qui! Sono venuti per te! Shotgun! Coprimi! Grazie! Molto gentile! Giù! Ricarica! Che abbiamo un momento di pausa! Allora! Ma cos'è l'ascensore più lento al mondo questo? Ah porca! No, perché gli ho tirato una granata? Oh, ha funzionato! Ha fatto backflip! Quindi saltano oltre quel coso e poi dopo fanno uno scattino subito a sinistra. Ecco appunto. Aia. Ricarica. Ricarica. Uno, due, e ha caricato sempre gli altri. Ha fatto un altro backflip, pugnozzo! Ah. E che male, ricarica! Perché non ricarica? No, sono morto. Merda. Ma hanno fregato perché mi aveva messo nell'angolo. Ok, si riparte da qua. Direi che lo shotgun è la migliore scelta sin dall'inizio. Però se ne arrivano tipo uno o due, se sono lontani, è meglio usare la mitragliatrice. Il punto è che devo switchare fra i due. Allora, mitragliatrice, se ho lo shotgun, destra torno alla mitragliatrice, sinistra per lo shotgun. Invece prima continuavo a passare sulla pistola, perdevo un sacco di tempo. Ok. Pronti. E se poi io. Se io tipo mi metto qua. Dannazione, è meglio perché. Vedo chiunque. Tanto lo so che. Sono qui. Sono venuti per te. Spiacente, non esco con il. Ma smetti di saltare. Se sono a questa distanza, la mitragliatrice è perfetta. Se si avvicinano, meglio lo shotgun perché li lancio via. Fai il saltino. Ma fatto il saltino. Forza. Con questo ascensore da dove sta arrivando? Lo stanno costruendo? Molto meglio sta posizione rispetto a prima, perché so esattamente da dove stanno arrivando.
morto. Ho sbagliato! E che pareva. Ricarica. Che pareva che sbagliavo di nuovo. Aia. Pugnozzo! Come fa a uccidere qualcosa non lo so, però è bellissimo. Oh, che male. Mi ero appena curato, eh. Ne ho usati due per non so che motivo, ho finito le granate. Run! Fuori da qui! Jessica, che stai aspettando? Jessica! Entra! Porca va. Tanto sono andato nel panico, ho usato tipo tre cure quando ne bastava una sola. Temevo si sarebbe fermato di nuovo. E ho quasi finito le munizioni. Sì, ci è andato bene, ma è stato pazzesco. Ma come sorride? Lei è contenta. Di bruciare la città con il satellite a energia solare. Esattamente come a Raccoon City. Raccoon City? Spazzata via dalla faccia della Terra. Domattina... Terra grigia sarà soltanto un nome nei libri di storia. Yeah. Che poi da dove le prende? Abbiamo fatto tutto quello che potevamo. Meno auguro. Beh, non dimenticare che mi devi una cena a base di aragosta. Va bene. Mi sono mai rimangiato la parola? Sì, tre volte. Non lo so, così. C'è una porta. Niente munizioni, quindi probabilmente niente combattimento. Forza, dobbiamo andarcene. Ok, prima le donne. Non credo proprio. Corri. Beh? Ah, pensavo ci avessero lasciato lì. Non avevo visto che eravamo già sull'elicottero. E quante barche. Eccolo. Adesso lo cuoce. Ha provocato una reazione negativa. Guarda, la città. La città è così luminosa. Quello non crolla però perché c'è ancora. È tipo mezzo sommerso però c'è ancora. E terra grigia non c'è più. Dovevamo aiutare, ma non l'abbiamo fatto. Eh già, precisione di merda stavolta. Vabbè, capita.